Bentrovati, passiamo alle notizie. Si è svolta una cerimonia presso la Corte di Appello di Bari per commemorare la strage di Capaci, in cui persero la vita il giudice Falcone, sua moglie e gli agenti della sua scorta. L'assessore Avofero Sabarone ha partecipato all'evento insieme a autorità militari e religiose. Durante la cerimonia l'attore Riccardo Scamarcio ha letto alcuni passaggi tratti dagli scritti del giudice Falcone, riguardando il ruolo della magistratura nella lotta alla mafia. Risultato delle sue indagini sulla criminalità organizzata. Ma ieri abbiamo avuto una bellissima cerimonia qui che ricordava Livatino, una delle vittime della mafia. Oggi è il giorno dell'antimafia, e cioè dopo le morti, dopo le stragi, è partita nella società civile e anche nella politica, perché bisogna dirlo, anche nella politica, un moto e una reazione profonda che da quel momento ha cominciato ad isolare la mafia. Hanno contribuito tutte le forze in campo, la società civile, la politica, la Chiesa. È indimenticabile quello che disse Giovanni Paolo II, proprio in una sua visita in Sicilia, quando ricordò l'incompatibilità tra l'essere mafiosi e l'essere cristiani, parole fortissime che non erano mai state dette. Ecco, da allora è cominciato un movimento continuo che ha isolato nelle coscienze dei cittadini le organizzazioni criminali, che però sono potenti perché portano denaro, e dove c'è denaro naturalmente c'è la tentazione inevitabile del crimine. Ma la lotta non cessa e impegna quotidianamente la magistratura insieme alle forze dell'ordine. Si stanno avendo grandi successi che non dovrebbero essere misconosciuti, come è stato fatto ad esempio con la cattura di Messina Denaro, che è stato un grande successo dello Stato. Ricordare vuol dire riproporre alcuni valori nella vita quotidiana, e questo è quello che cerchiamo sempre di fare, perché la legalità è un principio fondamentale, ma è anche la professionalità, la capacità di fare bene il proprio lavoro. La mafia purtroppo rischia di diventare endemica quando si lega a certi ceti sociali, a parte della borghesia. Questo è il vero problema della mafia. È bello vedere ancora, insomma, tanta attenzione, perché è dovuta, perché necessariamente quello che è successo il 31 anni fa a Capaci non soltanto ha segnato la storia del nostro paese, la continuerà a segnare per sempre, in quanto veramente è un punto di riferimento per tante generazioni, ed è bello che oggi qua sono presenti anche i giovani, proprio in virtù del fatto che quello che è stato non sarà dimenticato, ma al contrario perdurerà per sempre come segnale, come simbolo di rinascita e di veramente lotta alla mafia a tutti, a 360 gradi. La mia provincia purtroppo continua a essere insomma, territorio e teatro di insomma, in questo caso di uccisioni, insomma, di eventi drammatici, però ovviamente, insomma, dobbiamo tutti quanti combattere ed essere dalla parte non soltanto della giustizia, della magistratura, dei controlli, ma anche della popolazione, che sicuramente per tanti versi si sente un po' abbandonata e invece ha necessità di sentirsi supportata tanto dalle istituzioni quanto da tutto lo Stato. Uomini coraggiosi e eroici come Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, che hanno pagato con la vita e che quindi poi sono diventati martiri, purtroppo, ci fanno capire che insomma, che in questo paese ci sono forze che agiscono contro gli interessi della collettività, e che però ci sono anche degli uomini, delle istituzioni che ahimè hanno pagato con la vita e hanno messo la loro vita in pericolo per difendere i nostri interessi, quelli di tutti, quindi è molto importante. Beh, leggerò delle riflessioni, dei suoi pensieri estrapolati un po' qua e là dal procuratore Gianni Nicola Sinisi, che è peraltro il mio carissimo amico, nonché mio concittadino, amico di mio padre, quindi che conosco da tanti anni, e sono dei suoi pensieri così sulla mafia, sul suo lavoro. Bisogna che anche le nuove generazioni conoscano e capiscano che insomma ci sono uomini dello Stato che hanno pagato con la vita e che però hanno ottenuto dei grandi risultati.
che hanno scoperchiato il vaso di Pandora, cioè di poteri occulti, criminali, che continuano ad agire e hanno agito contro gli interessi dei cittadini e contro tutti quei valori che sono quelli costituzionali, no? Quindi sui quali questo Stato ha scritto la Costituzione. Un altro uomo che l'ha scritta è Aldo Moro e sappiamo anche che fine gli hanno fatto fare. Per cui ci sono tantissimi martiri in questo paese, anche artisti. Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha partecipato ieri lunedì 22 maggio all'esposizione della reliquia del giudice Rosario Livatino, proclamato beato dalla Chiesa Cattolica presso l'Aula Magna della Corte di Appello di Bari. Il giudice Livatino fu ucciso dalla mafia il 21 settembre 1990. All'evento hanno preso la parola il presidente della Corte di Appello di Bari Francesco Cassano, il giudice Antonio Dielle e Don Gero Manganello, custode della reliquia. Emiliano ha espresso una profonda emozione nel trovarsi di fronte alla reliquia, che comprendeva la camicia insanguinata indossata dal giudice Livatino il giorno del suo omicidio, posta in una teca di vetro su una struttura argentea, insieme al Vangelo e al codice penale, simboli della sua fede e della sua dedizione alla giustizia. Per i magistrati, Livatino è sempre stata una figura particolare, a prescindere, diciamo, dalla sua valenza religiosa. Noi non dimentichiamo che era il giudice ragazzino per definizione e non dimentichiamo gli attacchi che subirono i giudici ragazzini in una certa fase, e quindi siamo particolarmente legati a Livatino e poi per il valore della persona che abbiamo scoperto dopo in larga parte quando abbiamo letto le cose che scriveva, perché Livatino era un magistrato silenzioso, di quelli che operano in silenzio, senza clamori, però con grande efficacia, tant'è che la mafia sa quello che fa e la mafia lo ha ucciso. Oggi noi lo ricordiamo un giorno prima dell'anniversario di Falcone, e questo credo che segni un legame, perché dopo le morti è venuto anche il riscatto della società grazie anche all'azione della magistratura. Siamo qui a Bari con la reliquia, la camicia insanguinata del beato giudice Livatino, per portare il suo messaggio anche in questa terra e in questo luogo in maniera particolare nel Palazzo di Giustizia, perché dentro questo luogo non si rispetti solamente la legge, ma si faccia giustizia per le persone, cioè si dia a ciascuno secondo quanto ha bisogno. Bene, questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, arrivederci alla prossima edizione.